Io confermo quello che ho detto. Quindi lei non conosce Buscetta? Ma non solo che non conosco Buscetta, ho detto pure qualche altra cosa perché ho letto. Lei ha respinto le accuse che le sono state rivolte dal pubblico ministero sulla base delle dichiarazioni rese da Buscetta, Contorno, Mutolo, Marchese, Di Maggio, Calderone, e ha dichiarato di non conoscere queste persone, o almeno alcune di queste persone, e comunque di non fare parte di associazione a delinquere denominata Cosa Nostra. Questo lo conferma? Senta, lei quando ha rifiutato il confronto, cioè ha rifiutato di sottoporsi al confronto, ha detto: io non voglio essere sottoposta a confronto con Buscetta perché non è della mia statura, è uno che ha troppe amanti. Ma lei che cosa ne sa? Non ho detto amanti, ho detto anche tante mogli. Tante mogli, tante donne, va bene. E io posso dire... E che ne sa lei? Io posso dire che l'ho letto nei giornali, perché tutte le riviste e tutti i giornali le portano. Poi, signor Presidente, come mio nonno, parto di mio nonno, che io quando mi riferisco di moralità passo dalla mia famiglia. Mio nonno è rimasto vedovo a 40 anni e aveva 5 figli con papà e non ha cercato più moglie, non ha sposato. E mia madre è rimasta vedova a 36 anni, quindi noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale. Lei aveva chiesto il confronto con tutte le persone. Aveva chiesto, ora ho letto queste cose, signor giudice, e non voglio fare più confronti con questo signore. Cosa è successo nel frattempo, da quando è stato interrogato la prima volta ad oggi, perché lei rifiuti questo confronto? Signor giudice, e decida di non discolparsi, signor, quindi dalle accuse. Signor giudice, io sono pure anche, ho diritto a non rispondere, non voglio rispondere, è un mio diritto, non è che lei mi può imporre di rispondere. Nessuno le può imporre di rispondere a Buscetta. Signor giudice, è inutile che insiste, perché lei non ha niente da insistere. L'ho pregato che non voglio fare il confronto, io ho il mio diritto e quindi mi attengo al mio diritto di non fare il confronto. Io ho il diritto di parlare? Certo, può dire tutto quello che vuole e puoi chiedergli tutto quello che vuole. Questo signore, il signor Reina, ha dato l'altro giorno delle cose che riguardano la mia dignità personale, la mia moralità. Ora io vorrei parlare, innanzitutto, fare una precisazione. No, scusi un istante, noi dobbiamo parlare di cose che ci interessano per il processo. Certo. Quello che dice lui è... No, certo, ma lei faccia un accenno, ma ci passi sopra. Ma lei lo conoscerà sopra, meglio se io parlo delle cose che lui discute della mia moralità. Ecco. Lei lo conoscerà meglio, perché non sarà né questa corte né altre corti che potranno stabilire la vera entità di questo signore. Quindi quando io dico desidero chiarire davanti a lui, a fare alcune precisazioni, dico perché lo conoscerà personalmente. Posso continuare? Continui. Per esempio io questo signore lo conosco e non l'ho mai detto, però io disse a lei negli Stati Uniti che ero io che desideravo il confronto. Proprio perché volevo dire in faccia a lui che io e lui ci conosciamo. Ho degli episodi da raccontare come ci conosciamo. Se lei è interessato come corte, io sono disposto a parlare. Dica pure. A lui si deve rivolgere, forse. Ma lui non vuole parlare. I confronti si chiamano così. Sì, ma questo non è più un confronto, perché lui rifiuta di parlare. Vabbè, ma lei parli pure, dica.
Io l'ho conosciuto alla fine degli anni 50, quando già lui era l'additante, insieme a Rina. Rina si trovava ai Ciaculli e Ligio si trovava ai Ciaculli e lui l'andava a visitare. Ma quelle erano apparizioni fugaci, non voglio parlarne. Processualmente e storicamente è stabilito che io sono stato fermato nel mese di giugno a Milano del 1970 insieme a Gerlando Alberto, a Giuseppe Calderone, a Gaetano Badalamenti, io e un tale Renato Caruso, che era Salvatore Greco. Venivamo da una riunione dove si era stabilito che il colpo Borghese non si sarebbe fatto. In quella riunione era presente il qui presente Salvatore Rina, che veniva a sentire come membro del triumvirato stabilito come commissione nel 1970 per la provincia di Palermo. Sono stato fermato subito dopo, la casa ci era stata offerta da fidanzati, da Ugo Martelli e da altre persone residenti a Milano. Questo è il secondo episodio che io e signorina ci conosciamo. Signor Buscetta, a questo proposito, vuole spiegare, raccontare alla Corte i motivi per cui Cosa Nostra non appoggiò il golpe Borghese e l'atteggiamento assunto da Rina Salvatore sull'argomento? Il golpe Borghese favoriva come contropartita la liberazione di Vincenzo Rimi e del figlio Filippo Rimi. Per la nostra collaborazione come Cosa Nostra a golpe. Il signor Rina, pur rendendosi conto che era una cosa che si poteva fare, era molto ipocrita, perché lui di Rimi non aveva che cosa farsene. Era una lotta ai Rimi. Se lui non vuole parlare con me, io a voi devo farvi conoscere chi è costui. Io non lo dico trincerandomi dietro riserve mentali, lo dico in presenza lui. Lui è l'uomo che ha portato la Cosa Nostra allo sbaraglio, se ancora poteva servire. Costui è stato. Terzo episodio è quello del 1980. Ho delle conversazioni con un capo di Cina della mia famiglia, un certo Giovanni Di Giacomo. E fra una cosa e l'altra io dico che non vedevo come questa commissione potesse agire così. Che si facevano le cose, non si dicevano uno con l'altro, non si faceva partecipare. Ho detto, questo mi sembra come se si volesse sfottere il debole. Ma se è così, a me mi piacciono più i deboli che i forti. I deboli erano Bontadi, Inserillo, Riccobono, Gigino Pizzuto. Il Di Giacomo raccontò questa a Giuseppe Calò. E Giuseppe Calò riferì immediatamente a costui. Costui cercò con Michele Greco di inserirmi in un processo di commissione, perché era l'unica maniera per liberarsi di me. Michele Greco in quell'occasione si dimostrò più patetico delle altre volte e disse a lui: no, è molto meglio se aspettiamo Salamone, che si trova in Brasile, che venga e possa lui parlare con Masino, cioè Tommaso Buscetta. Io difatti il Salamone è venuto e disse che perché avevo pronunciato i deboli e i forti, spiegai il contenuto e il Salamone lo spiegò al Greco. Lui a 20 metri di distanza, o forse meno,
alla favorella, immediatamente chiamò il Salamone e disse com'è finita. Sì, sì, ma qua non ci sono i motivi per poter fare un processo dentro Cosa Nostra. In quell'epoca lui già aveva l'intenzione di farla finita con tutta l'ala moderata della commissione, per cui non le conveniva in quel momento schierarsi apertamente contro di me. Allora ha dovuto accettare il verdetto di Salamone perché non poteva fare altrimenti. Ma per lui già era pronta la sentenza contro di me in quell'epoca. Io feci pace con Pippo Galò, si chiarì. E chi prese parte a fare il mio interrogatorio era un suo addetto, Brusca, Bernardo Brusca, insieme a Salamone. Quindi io mi conosco con il signor Riina. Quando io dissi non lo conoscevo, alla mia maniera cercavo di disprezzare la sua figura, perché io dissi che non lo conoscevo neanche fisicamente. Avevo piacere di dirlo come lo sto dicendo oggi. Signor Buscetta, Salvatore Riina nei suoi interrogatori si è sempre difeso dicendo di essere accusato da pentiti che sono persone immorali e che andrebbero a braccetto. A parte facendo salva ogni considerazione su queste osservazioni sulla moralità di altri da parte di un uomo come Salvatore Riina, che è stato riconosciuto colpevole con sentenza passata in giudicato di essere il capo supremo di Cosa Nostra e di avere ordinato centinaia di delitti, facendo salva questa considerazione, ci vuole spiegare il senso di queste affermazioni di Riina? Mi scusi, signor Presidente, io desidero a questo punto sapere questo atto che cos'è, perché è un confronto, è una dichiarazione spontanea del test Buscetta, il pubblico ministero si inserisce e pone delle domande, sinceramente io non riesco più. Non sono domande, il signor Buscetta ha delle contestazioni di fatto. Vabbè, le farà dopo, mi scusi, il pubblico ministero, le farà dopo, alla fine delle dichiarazioni, perché io ancora non ho ben capito, il Riina ha detto che non vuole sottoporsi a questo confronto. Quindi le dichiarazioni di questo test, come dobbiamo interpretarle e qualificarle, Presidente? Avvocato Grillo, i confronti di solito sono dei dialoghi. Di qui invece che cosa è successo? C'è un monologo. Più o meno. E che cosa è successo? Che Riina dice io non voglio... voglio sottopormi a confronto. Che cosa significa? Che non vuol rispondere, però all'interlocutore non possiamo impedire di parlare, così come non possiamo impedire al pubblico ministero di intervenire per fare in modo che il discorso diventi utile ai fini della formazione della prova. Presidente, mi perdoni, io non posso accettare questo tipo di sollecitazione dialettica. Il pubblico ministero se ha da fare... Non è una sollecitazione. Se ha da fare delle domande, le porrà. Presidente, ho da fare una richiesta formale a fronte di queste... Le farà quando il test Buscetta avrà finito di deporre. Ma non in questo momento, signor Presidente. E chi l'ha detto? Chi lo vieta? Lo diceva il codice, poi no, il codice sarà cambiato, no. Presidente, ne cambiano tanti. I codici cambiano. Presidente, mi perdoni. Cambiano in meglio, cambiano in peggio, ma il codice non ha mai detto nulla di tutto questo. Presidente, vabbè, andiamo avanti. Mi scusi, Presidente, una richiesta formale. Capisco che le tesi e le affermazioni del pubblico ministero non sono gradite al difensore, ma questo rientra nelle regole. Certamente nessuno può impedire al pubblico ministero di fare una osservazione. Il test, Buscetta, ha indicato di avere nuovi fatti da dire, di avere dei fatti specifici da contestare al signor Riina. E in relazione a questo argomento, a questi argomenti difensivi adoperati dal Riina, io credo che il test abbia qualcosa da dire.
io sono d'accordo con lei, sono d'accordo con l'avvocato difensore, fa la sua parte, però non vorrei che mi si togliesse il diritto di rispondere a Rina sulla mia moralità, perché tutto è esatto, tutto è giusto, ma io devo rispondere. Lui ha parlato da solo a Luciardone a Palermo l'altro giorno. Se lui adesso non vuole rispondere, che perlomeno mi si lascia parlare anche a me da solo per rintuzzare quello che lui ha detto. Perché la prima domanda che io farei al signor Rina, se lui mi rispondesse, se per quanto riguarda i divorziati, lui si riferisce a tutti i divorziati del mondo o lui si riferisce a un ex uomo d'onore giudicato da un ex capo di commissione? Se lui mi volesse rispondere, vorrei sapere se è per tutti i divorziati dal mondo che sono immorale o se sono solo io in quanto ex mafioso. Non rispondo. Questo l'ha già detto. Non rispondo. Continui, signor Buscetta. Lei, a proposito dell'osservazione che è stata fatta che i pentiti con le loro... Questo è un discorso che io volevo subito mettere all'inizio, ma volevo che lui dialogasse con me, e anche alzandosi dalla sedia, ma che lui dialogasse con me, perché a me mi sembra veramente ridicolo, assurdo, aver letto quello che ho letto delle sue dichiarazioni, dei suoi show televisivi, dicendo che ci sono questi quattro pentiti che non ci piace stare in carcere, che vanno a braccetto fra di loro, forse il suo controservizio di spionaggio ci ha visti, o che fanno suicidare un povero pubblico ministero, o che mandano in galera un povero vicequestore. Io non ho mandato in galera nessuno, io ho fatto dichiarazione che un magistrato valuta. Io non sono andato a braccetto con nessuno, perché questo braccetto non è per la mia dignità. E poi da che pulpito viene quando si uccide il colonnello Rosso per conto suo e poi quando si domanda in commissione perché è stato ucciso il colonnello Rosso? I sbirri non sa difendere, no. Questo signore, questa è quello che viene a dire a voi, che poverino, che è veramente poverino il pubblico ministero che si è suicidato, ma non lo deve dire lui. Lui ha preso le parole di gente di Stato che ha parlato simili cose e lui non li sa tradurre e le traduce alla corleonese, da ignorante e senza cultura. E io senza dialogo io mi perdo, perché non è che ho scritto un copione. Avrei voluto che questo signore mi rintuzzasse per poter trovare gli argomenti per parlare con lui, perché lui parla di moralità con me per le donne. Però io vorrei sapere da voi tutti e da lui stesso con quanto coraggio lui può dire a me di moralità quando è l'artefice della fine dei miei cari. Questo individuo può parlare di moralità quando ha ucciso tanta gente innocente? Lui parla di moralità a me. Dov'è la sua moralità, Rina? La faccia vedere, la faccia conoscere. Dov'è la tua moralità? Dov'è la tua moralità? Dov'è? Perché sei andato a letto con tua moglie? Io lo so perché. Eri troppo preso a seguire le cose mafiose. Tu eri troppo preso per diventare la star della cosa nostra. Quindi non ti preoccupavi delle donne. Ti preoccupavi di inseguire altre cose. Io invece ho inseguito altre cose. Le tue cose non mi interessavano. Io con questo concluso io non ho niente da dire, perché già io mi sento un... Io vorrei capire una cosa. Grazie. Lei quante volte l'ha incontrato personalmente, Rina?
Ma io credo 3 volte, 4 volte, 5 volte. Ma gli incontri veramente sono stati 2. Uno nel 1970, uno nel 1980. E questi sono rimarchevoli. Quello 70 è quello di cui parlavamo. L'avevo visto altre volte, la Favorella, l'avevo visto quando lui disse a Bontade che lui voleva essere ucciso col suo stesso revolver. Quello già l'ha detto. Queste sono cose fugaci, perché io da sempre, avendo avuto lezioni da altri, ho disprezzato i corleonesi. Non mi venga a dire i corleonesi si lavi la bocca con l'aceto, perché io non intendo dire corleonesi, abitanti di Corleone. Non ne ho il diritto, non mi permetterei. Quando dico corleonesi mi intendo riferire a lui e ai suoi accoliti, non ai corleonesi abitanti di Corleone. Si lavi la bocca quando parla dei corleonesi. Moralità. Io ci domanderei, ma no, lasciamo perdere, lasciamo, vai. Lasciamo perdere. È risata ironica o sarcastica? Rina, lei può non rispondere, però se si diverte o partecipa alla corte perché si diverte o non si diverte più. Dunque non commetto. Il pubblico ministero deve fare domande. Signor Buscetta, lei ha accennato al fatto che Rina ha fatto uccidere moltissime persone innocenti, moltissime persone, tra cui molte innocenti. Vuole ricordare alla Corte quali sono questi omicidi, quelli più importanti che ha deciso Rina o ha fatto Rina? Ma lei sta scherzando? Ma tutti, tutti, chi è che non si rivolgeva a lui per fare un omicidio? Lei pensa che hanno ucciso i miei figli o li hanno fatto scomparire i miei figli e lui non lo sa? È una cosa assurda, è la domanda più assurda che ho ricevuto da tanti anni a questa parte, la sua, mi dispiace. Lui ha deciso tutti gli omicidi che sono successi nel siciliano, tutti, anche quelli della provincia, di altre province, non solo della provincia di Palermo. Voi non vi siete reso conto il personaggio che avete davanti? Non vi siete reso conto? Speriamo che vi renderete conto. Vuole sentire la scalata gerarchica del signor Rina? Lui ha ammazzato il suo primo capo, Michele Navarra, insieme a Ligio. Poi si è liberato di Rina attraverso lo Stato. Di Rina, di Ligio, attraverso lo Stato, chiedo scusa. Poi servì Badalamenti. Poi si liberò di Badalamenti, facendolo accusare da Salomone di una cosa non vera. Poi le disse a Greco che lui finalmente era il vero capo della commissione, Michele Greco. Ma non era vero, se lo giocò usando scarpazzetti. Io posso arrivare fino a questo perché poi dopo questo non ho più notizie. Io credo che il resto lo sapete voi. Senta, del rapporto che c'era fra Rina e Michele Greco, lei che cosa ci può dire? Più? Il rapporto che c'era fra Michele Greco più... e Rina, buonissimo, sì, ottimo. Vabbè, no, entri nei particolari. Che cosa ci può dire? Michele Greco pensava che lui facesse il capo della commissione, ma non era vero, il capo della commissione era lui. Collochiamolo nel tempo questo discorso, cioè secondo lei quando è che Rina diventa il vero capo della commissione, secondo lei? Secondo me, non perché io abbia accompagnato. Appunto, certo, secondo. Nell'85. Mm. Nell'85. E prima?
prima era Michele Greco, ma lui ci faceva fare a Michele Greco anche perché aveva un individuo dentro la famiglia di Michele Greco, che era Scarpanzetta. Lui era il vero capo della commissione. Era lui che decideva. Perché lo stesso Michele Greco, quando ammazzano a Bontati, non lo sa che hanno ammazzato Bontati. Non lo sa che l'autore è lui. Chi ci dà a lui la difesa per poi accusare è stato un soldato di Stefano Bontati che andò da Riccobono e andò a dire: io ero interessato da Stefano Bontati per cercare a Rina. Solo in quell'epoca lui ebbe il perché uccise Bontati, ma prima non l'aveva l'accusa. Io penso che potrei fare romanzi di fantascienza per quello che io so e che logicamente non riesco a tradurlo perché non ho né l'oratoria né la parola né i mezzi facili per farlo, ma voi avete davanti a voi un uomo che da solo vi ha aiutato a distruggere Cosa Nostra. Lui vi ha aiutato. Io voglio ricordarle una cosa, il mio presidente. Un presidente di corte d'assise circa 20 anni fa disse: questo presidente si chiama Gracco D'Agostino, presidente di corte d'assise, disse: la mafia finirà quando un mafioso parlerà. Reina, non sono più solo io che parlo, adesso è una marea di gente che parla. La mafia è finita, non nel senso generale, perché la mafia si riproduce come un cancro, disgraziatamente, ma già una buona cosa si è fatta. Lui l'ha distrutta la mafia, con le sue mani, per la sua egemonia. Comunque io non ho più niente da dire. Dicevo poco prima che questo è un confronto che dovrebbe essere normalmente un dialogo fra due persone che hanno reso dichiarazioni opposte. Tuttavia, se qualcuno dei difensori vuole dire qualcosa, vuole chiedere qualcosa, può senz'altro accomodarsi. Se può chiedere, Tommaso Buscetta, ti spieghi un po' meglio perché ha negato in precedenti occasioni processuali di conoscere Salvatore Rina, così come a suo tempo mi pare di ricordare negò in una prima fase che conosceva Luciano Liggio. Risponde. La risposta io credo che lui la dovrebbe trovare negli atti giudiziari, perché io ho detto solo dopo 2, 3 giorni, 4 giorni, 8 giorni che sono arrivato in Italia, quindi in uno stato mentale molto confuso, disse forse non li conosce neanche fisicamente, a tutte e tre, Provenzano, Liggio e Rina. Dopo quel giorno mai più mi fu fatta richiesta se io conoscessi Rina, non ho mai negato se mi fu chiesto ancora una seconda volta, solo in quell'occasione. Può chiedere, Presidente, se quali rapporti gli risultano, non ha parlato anche di altri componenti della commissione o comunque componenti affiliati di Cosa Nostra, i rapporti tra Rina e Provenzano? I rapporti fra Rina e Provenzano che si sentivano, non perché io li abbia visti, e mi sembra che siano quelli che ho già spiegato. Cioè Rina il cervello, Provenzano il braccio, e chi preferiva andare in commissione era il Rina e meno il Provenzano. Se era questa la risposta che desiderava. Se la posizione di Provenzano rispetto a Rina era una posizione, diciamo, paritaria dal punto di vista della presenza nella commissione, insomma. Era Luciano Ligi che lo voleva, questo senso di parità. E i rapporti tra Rina e Bagarella?
lei mi parla di cose che io non posso sapere per un semplice motivo. Io devo parlare che a voi fa tanto comodo per sentito dire, che poi per sentito dire ha una cosa, è una cosa molto distinta dalla persona di cultura che dice per sentito dire. Invece per un uomo d'onore che parla con un altro uomo d'onore non è più per sentito dire culturalmente parlando, è un sentito dire affermazione. Quindi quando voi dicete Buscetta dice per sentito dire, commettete un errore. Quando parlo io non è più per sentito dire, non sono due comari che si incontrano per le scale e si dicono per sentito dire. Quando parlano due uomini d'onore sono affermazione, non più per sentito dire. Bene, fatta questa premessa. Fatta questa premessa, io dico che i rapporti fra il Bagarella e Rina erano buoni. Se o qualche altra cosa. Erano, cioè, stavano dalla stessa parte durante esattamente il contrasto. Lo sono, se non hanno avuto mai motivi di contrasto tra loro. Io credo di no, non ne hanno mai avuti. Presidente, può chiedere anche perché, lo ha già detto, però forse sarebbe bene sentirlo un po' più precisamente, perché nel 1980, perché mi pare che abbia ripetuto anche stamattina, come dire, Rina aveva già in mente uccisione di Tommaso Buscetta, che poi si è sviluppata anche con la uccisione dei familiari, eccetera. Perché? Qual era la ragione che gli era presente? Se lui aveva presente questa ragione del motivo di questo intento omicida? La ragione mi viene dopo, non in quell'epoca, se è questo che voleva sapere. No, mi pare di aver capito che lei abbia detto poco fa. Sì, che già sì, nel 1990... ma la ragione vera mi viene dopo. Perché io fin dal 1972, quando entro nel carcere di Lucio Ardone, io vengo molto discusso come mia permanenza nella famiglia di Porta Nuova. Ne mando a parlare con Giuseppe Calò. Giuseppe Calò mi dice che non è vero, che queste sono tragedie che fa Gaetano Badalamenti. Quindi io sono in regola. Quando io esco nel 1980 e incontro Giuseppe Calò, Giuseppe Calò mi dice che io non sono stato mai messo fuori famiglia. Ma dopo quest'anno, dopo le dichiarazioni del signor Rina spontanee dell'altro giorno e anche in tempi precedenti, capisco che la persona del Rina risale a molti anni fa. Questa è una deduzione mia, è una cosa che io stesso mi faccio il resoconto. Quindi in sostanza invece poi lei si rese conto all'epoca di questo intento quando, come dire, contemporaneamente all'uccisione di Pontate e di Inzerillo. Solo allora lei ebbe percezione che in realtà era cominciata anche un'operazione che tendeva alla sua uccisione. No. No, in questo lei è in errore, perché io non ho avuto neanche allora, io sono rimasto indifferente e io pregai delle persone affinché facessero sapere a un mio figlio che si trovava in carcere che lui non doveva fare domande per quanto era successo, né a Bontate né a Inzerillo, perché a lui queste cose non interessavano. Ma insomma, allora Buscetta perché avrebbe dovuto ucciderla? Perché? Perché ero forse uno che potevo contrastare. Se era questo che desiderava lei. Perché poteva contrastarlo in che modo? Se lei sì, ma non possiamo fare le nottate qua a discutere delle mie cose. Presidente, lei deve discutere delle cose delle del suo cliente. Non intendo avere contestate delle no, cose. No, Buscetta, risponda. Sì, la domanda è non precisa. Intendo avere fatte contestazioni, Presidente. La domanda è precisa. La domanda del difensore di parte civile è precisa. In che modo lei poteva contrastare, forse ecco, la... la completo io se certo. Forse lei era in ascesa
No, io non sono stato mai né in ascesa né in discesa. Io sono stato un personaggio... Dice il difensore, com'è che poteva contrastare? Signor Presidente, io sono stato 8 anni... No. 6 anni dentro Luciardone e io sono stato il padrone incontrastato dentro Luciardone. Ho fatto tutto quello che a me andava genio di fare e ho fatto anche quello che al signorina forse non piaceva, ma ho comandato io alla mia maniera, con dignità e con la giustizia per i carcerati. Io ho aiutato i carcerati. Quindi avevo una posizione di prestigio, questo vuol dire, vero? Sì, esatto. E quindi era proprio per questa posizione di prestigio, era uno che gli poteva dare fastidio, ecco, questo è il concetto. Esatto, lui sapeva della grande amicizia che io avevo con Bontadi e se la mira era anche Bontadi, era necessario che io non fossi nel giro. Difatti io non intervengo nella morte di Bontadi. Mi viene a trovare banalmente e io ci dico, io non sono interessato... Dopo l'omicidio di Bontadi. Dopo l'omicidio Bontadi e dopo l'omicidio di... Inserito. E dopo cioè, attorno, tanti siamo, altri siamo omicidi, agli anni 82 allora. Ma dopo tanti altri omicidi, ancora i miei figli non sono scomparsi. E io le dico che a me non interessa quella guerra, perché io ho fatto tanti anni di galera, volevo godermi la mia libertà. Non desidero tornare a Palermo. Ok. Ecco, questa risposta mi pare... Va bene, Presidente. Ultime due domande. Io... vorrei che Salvatore Buscetta potesse in qualche modo, Tommaso Buscetta potesse in qualche modo precisare, nel 1982 quando lui si trovava in Brasile, parlo naturalmente del periodo del precedente, immediatamente precedente l'uccisione di Pio La Torre di Rosario Di Salvo, se lui ricorda quale potesse essere in quel periodo di tempo la composizione della commissione. Nel 1900, siamo i primi mesi del 1982. Risponda. Non sono in condizione di essere deciso di quella commissione. Mi pare che in quel periodo lei aveva dei rapporti abituali con Gaetano Badalamenti in Brasile. Sì. E Gaetano Badalamenti faceva dei commenti, riferiva le cose che gli arrivavano dalla Sicilia. Ma allora se non chi era comandava la commissione tramite Badalamenti, chi comandava Cosa Nostra in quel periodo? Chi era in grado per intenderci di ideare e poi organizzare un omicidio importante come quello di Pio La Torre? Se naturalmente ne parlava con Badalamenti. Badalamenti non era in condizione più di parlarne molto bene perché Badalamenti era estromesso dalla Cosa Nostra. Lui poteva saperle extraufficialmente. Beh, però per il delitto dalla Chiesa qualcosa disse. No. Cosa disse? Disse, ovviamente in questo omicidio avranno partecipato dei catanesi per camuffarsi, ma non è che disse grande cosa sull'omicidio della Chiesa. Beh, quindi insomma lei nel quel periodo, i primi mesi del 1982, non ricorda. Non sa, insomma, chi è che faceva parte del comando di Cosa Nostra. Dei Ma gruppi. Io gliel'ho detto già in precedente. Fino al 1985 io credo che sia stato Michele Greco. Ufficialmente. Va bene, non ho altre domande, Presidente. Prego, Avvocato Sorrentino. Avvocato Sorrentino, parte civile PDS. Vorrei insistere su aspetto cronologico e credo che il signor Buscetta abbia già fissato la posizione di Rina, se era effettivamente, di fatto, il capo della commissione nel 1982. È abbondantemente risposto. Se vuole... Ma ho detto no. È frammentare quella che io conosco nel 1982.
quale nome io dovrei collocare per... Dici, la... No, parla di una... La domanda, lei si preoccupa un tantino di fare polemica. Lei deve perire le domande. E la domanda è... Nei primi mesi del 1982, Rina, secondo lei, era il vero capo della commissione o no? Sì. Ecco. Va bene. Altri difensori desiderano intervenire? No. Pubblico ministero? Nessuna domanda. Una domanda a Salvatore Rina? Sì. Ecco, io vorrei che la domanda riguardasse il 1970, il golpe, il cosiddetto golpe borghese, nel corso del quale, diciamo, nella preparazione del quale, Tommaso Buscetta ha riferito che ci furono contatti con esponenti di Cosa Nostra. Questo episodio, questi contatti, furono per la verità confermati nell'altro processo da Luciano Liggio, che anzi citò in quell'episodio per dire... Quello di Reggio Calabria. Sì, sì, per dire che conosceva Tommaso Buscetta. E può chiedere a Salvatore Rina se lui ha avuto, come Luciano Liggio, conoscenza di quell'episodio, se partecipò a questi incontri? Il difensore vuole sapere se lei ha notizia di questo discorso che c'è stato, Liggio. Il corpo borghese, non sa niente di tutte cose. Mi rifiuto di rispondere, signor Presidente. Si rifiuta di rispondere. Va bene. Rina può essere accompagnato al suo posto. C'è il problema di galoppo. No problema, l'avvocato. Buscetta può senz'altro, e calò anche questo confronto, esatto, sì. Lei pure può senz'altro rivolgersi a Buscetta. Signor Presidente, posso guardarlo in faccia? Certo, possiamo guardarci in faccia? Certo. Da parecchio tempo che non ci vediamo. Sì. Io ultimamente abbiamo fatto quel confronto a Palermo, però non ti ho più rivisto, non abbiamo potuto rifare questo confronto perché io dopo questo incontro mi sono andato a documentare. È stato un piacere o un dispiacere che non mi hai più. Ma non lo so, forse cosa pensi? Che è un piacere? Il piacere ce l'ho, perché adesso possiamo chiarire un po' meglio le cose. Certo, dispiacere perché mi hai fatto andare in galera. Torna. Sono ancora in galera. Torna. Va bene, parliamo di altro, che è meglio. Non ci siamo appunto più incontrati, giusto? Perché io mi sono andato a documentare tutto quello che tu hai detto e ne hai detto bugie. Papà, ne hai detto bugie. E ora, man mano, andiamo parlando, giusto? Tu mi hai inserito in questa commissione così chiamata, prima come rappresentante della famiglia di Portanuovo e poi come bugia. Bugia. Scusa, non è no, che... No. Bugia, c'è? Come rappresentante di Portanovo, c'è. Bugia. Ora, veniamo. Ora, tu devi difendere la tua accusa e io, giustamente, devo dire come sta andando. Vai avanti. Oh. E sei stato il primo tu, perché io penso che sei stato il primo tu a inserirmi in questa commissione, nel Contorno. Contorno ha collaborato a giustizia dall'82 in poi. Non aveva mai parlato né di un rappresentante, né commissione. Dopo che tu hai fatto quelle rivelazioni, calò rappresentato, tutti hanno detto rappresentato. Glielo ho detto io a Contorno di venire a cercare a Roma. Ma lasciate ora Contorno. No. Risponda a questo. E poi vai avanti. Scusa un minuto, ma glielo ho detto io a Contorno di venire a cercare a Roma per ammazzarti. A me?
Sì. Ma chi l'ha detto? Ma lui te l'ha detto. Ma scusi, scusa un attimo. Lui te l'ha detto qui non in camera. Scusa un attimo, Masino, Buscetta. Qui non è il signor Rina che non ha voluto rispondere. Io ti so, devo rispondere. Guarda che differenza. Oh. Loro lo noteranno. Un uomo d'onore che risponde e un uomo d'onore che non risponde. Ma lascia, però non andare avanti, però non fare show, guarda, con me non dobbiamo chiarire, dobbiamo parlare. Show con me tu non ti devi permettere di farlo. Non mi permetto perché non sei all'altezza di poterlo fare. Perché non mi permetto? Perché tu lo show, tu vivi tu per ora. Tu hai argomenti, tu puoi fare argomenti quello che ha detto, quello che ha detto quel signore di Luciano Liggio. Io credevo di sentire il ruggito dei leoni e invece sento lo squittio di topi. Tu sei un topo, è a te che si deve rivolgere, a tu. Tu sei un topo di fogna, se tu parli di tu sei un topo di fogna. Torto di fogna, ho dato il sangue, io ho dato il sangue a tuo figlio e tu hai accarezzato la testa dei miei figli e li hai ammazzati. Ma ora, guarda, signor Presidente. Ma ora, scusami, se tu non vuoi iniziare, allora io devo rispondere a questa domanda. Tu lo sai perché sono stato assolto per l'accusa dei tuoi cari, dei tuoi parenti, dei tuoi fratelli? Perché ero all'estero, ero a Parigi, alloggiato in un albergo, la corte si è accettata di questo. E allora dimmi tu, ora rispondimi a questo, perché io sono stato assolto negli omicidi? Perché io non ero in Italia. Risponderai a queste cose, oltre a questa corte, a Dio. Ecco. A Dio. Ma no, io sono anche tu. Io risponderò, certo. Risponderai tutti, perché non tutti. È detto, perché tu non è che se hai ucciso o non ucciso i fatti tuoi. Ma voi vi sentite moralisti di poter parlare di queste cose, di ingiustizia? Hai mandato 400 padri di famiglia in galera, detto da te, e voi non vi siete curati di ammazzarle le persone. Ma io, sente qua, senti, non vi siete curati. Tu devi rispondere ora a quello che devo dire. Sai parlare anche in inglese? Permetto un momentino. Ah, sapevo parlare in inglese, ho capito. Veramente, tu sei diventato, già tu sei internazionale, perciò... Sì. Io lo so dire show, ma tu non lo sai. Sente qua, dobbiamo fare il confronto noi, è giusto? Sì. Non parliamo di show, confronto, forse non la pronuncio male, purtroppo io non mi sono mai mosso dal... Sei andato solo a Parigi. Vabbè, andiamo. Sente qua, e allora? Quanto riguarda, introduce sempre delle cose. Lei stava parlando di Contori che collabora dall'82. Io vorrei ricordare a tutte e due che siamo in una sede giudiziaria. Ma scusi, ma io ho sbagliato. Quindi, uno show non c'entra per niente. Ma lui non deve alzare, guarda, non deve parlare. Quello che a me interessa che parliate uno alla volta, di modo che si possa poi percepire quello che ciascuno poi di voi ha detto. Di un discorso va a finire un altro discorso di contorno a Roma, mentre lì è stato sbugiardato di quello che ha detto di cosa. Se lei deve fare delle contestazioni, faccia, e specifiche però. Allora, mi vuoi ripetere quello che tu mi hai detto, cioè quello che tu hai dichiarato? Parliamo intanto sul nostro incontro di Roma e poi andiamo parlando di altre cose. Come è avvenuto questo incontro a Roma? Tu qual è la cosa che vuoi chiarita? No, ti voglio dimostrare che tu hai detto tutte bugie. Sì, vabbè, deve dimostrarlo a loro, non a me. Certo. Tu hai dichiarato questo, che dopo che ti sei allontanato dalla Semilibertà, io ti volle a Roma per parlarti, va bene? Una volta hai detto questo. Io non ti devo interrompere, vai avanti. Sì, vai, esatto. Quando tu mi vuoi rispondere, ripete quello, poi mi smentisci. E una volta hai detto questo, che tu, io ti ho cercato perché ti volevo parlare e tu sei venuto a Roma. E hai detto che lì, quando ci siamo visti a Roma, ti ho parlato male di Contade, di Senserillo, anzi era bamboccio, ti ho detto io, perché aveva fatto uccidere al giudice Costa senza ordine di nessuno. Io sono ritornato a Palermo, ho parlato con Stefano Contade, ho conosciuto lì,
signor Presidente. E allora? Sì, è più favore, più sintetico, più sintetico. Vai, vai al sodo, ragiona che cosa vuoi. Come fai tu, che cosa voglio, che cosa sai se tu non mi fai parlare? Tu, se tu non... Allora, scusami, che cosa tu hai detto, hai parlato, hai riempito quante pagine da quell'interrogatorio? Quante pagine hai riempito? E tu quanti cimiteri? E allora il tempo non hai pagine, e tu quanti cimiteri? Tu insieme al tuo socio qua. Ma guarda che... Ma questa difesa la tua è? E quale? Qual è la difesa che vorresti? Allora io, scusa, io posso dirti a te, allora, tu hai ucciso 50 persone, no, difendete. Forza, dillo. Difendete. Ma tu devi andare all'ufficio del pubblico ministero, ti metti a modello 13 e dici, ha ucciso 50 persone, tizio. Oh, e perché? Se questo l'hai fatto tu, questa tragedia l'hai fatta tu, senza portare nessuna prova, nessun indizio, nessuna cosa, soltanto accusare e basta, come quando mi ha accusato della responsabilità di tuo fratello, di tua sorella, di tuo genere, e io non esisto in Italia. E allora che facciamo? Ma perché se c'è un riscontro, ma tu vuoi insegnare a me se come si fanno le prove quando si è alla età? Se c'è la possibilità. Tu vuoi insegnare a me come si fanno, come si costruiscono le prove? Non funziona. Tu vuoi insegnare a me come si costruiscono le prove degli alibi? Tu a me vuoi insegnare senta, questo? Fabio, scelta, fammi una cosa. Continuiamo a parlare e poi vediamo un po'. Allora, non è vero, non è esatto quello che ho detto io, che tu fino ad oggi fino adesso non hai detto. Allora, signor Presidente, mi scusi, a pagina 40 dell'interrogatorio di Buscetta, se ce l'hanno loro, lo vogliamo leggere cosa ha detto Buscetta? Lei deve fare le sue contestazioni. Guarda, io ricordo pure i fogli, tutti i fogli della pagina 40. Dopodiché sono andato a Palermo, ho convinto non ti ricordi che ha detto che poi ci siamo incontrati all'autogrille al ritorno di questa puntata? E non è vero. Signor Presidente, mi scusi. Forse... Ipocrita. E allora... Ipocrita. Non dire ipocrita, perché ipocrita. Ma guarda che sei un... Ipocrita. Sei un carogna allora. Che sì, carogna, tu e la settima generazione. Tua. Sei un tua. Nato e la settima generazione, tu e quel... Ma tu mi... Vabbè. Tu l'hai siete venuti per fare degli insulti. Siete venuti per fare degli insulti. Tu l'hai conosciuta la mia generazione, non lo puoi dire questo. Cerca di rivolgere una contestazione a Buscetta, viene interrotto metodicamente. Se si deve impedire di andare avanti, aveva cominciato ponendo il tema del rappresentante e molto abilmente Buscetta ha portato il discorso su altro. No, attraverso... ci ritorneremo. E si è iniziato con la contestazione che riguarda le affermazioni romane. Io li sto invitando tutti e due ad esprimersi con contestazioni di circostanze specifiche. Visto che non di chiacchiere, il deputato Calò ha chiesto il confronto proprio per poter avere la possibilità di rivolgere delle contestazioni ed eventualmente richiedimenti. E le rivolga. Grazie. D'accordo. Le rivolga. Presidente, io vorrei pregare alla Corte. Si dica no, lei deve rivolgere lei non deve pregare nessuno. No, ma chi... Lei deve rivolgere a Buscetta se c'ha da farsi delle contestazioni. Sì, ma non offendere, scusi, perché lasci io ogni perdere, volta... Lasci perdere. Faccia le contestazioni che deve fare, gli dica quel che vuol dirgli, di fatti. Mi vuoi spiegare come tu hai detto? L'hai detto, se le puoi ripetere qua, come si elegge un capo, l'hai detto al giudice istruttore. Vuoi ripetere come ma si elegge un capo? Ma io devo rispondere solo alle domande tue, devo rispondere a tutto il concetto che tu esprimi. Vabbè, a quello che ho parlato, quello fino che ho detto, ora. Vediamo un po' che cosa puoi dire. Cosa vuoi dire? E allora tu mi devi dire se è vero o non è vero, se confermi quello che tu hai detto. Confermo allora, tutte le signor pubblico ora sarà confermo tutte le dichiarazioni che ho reso. Non è che, ma non tu è che io, cosa vuoi? Allora non ho capito. Tu mi dici pubblico ministero a me, ma io che non è che posso ma fare. Non sei andato, ho fatto mai, ma non sei andato a farlo alla commissione stragi. Di questo ne parleremo perché c'entri pure tu dopo. Ah sì? No. Porca miseria. Cioè, ora presidente mi permette e poi parleremo di questo. Certo. Perché il discorso poi va a finire da te. A ispirazione di Porto. Come è avvenuto? Il periodo, quando è stato? Quale elezione? Allora, famiglia di Porta Nuova, dove dice che tu appartieni, dove io dice che sono il capo. Sì. Che fa? Ogni tanto sei quando tu sei diventato sordo supplementare. No. Tu sei diventato rappresentante, tu vuoi dire? Sì. Quando tu sei diventato sì.
in mia assenza, mentre io ero in America. E quando è stato? Intorno al 1970. 70? Sì. E tu in America? Sì. E come si svolge questa elezione? Lo vuoi spiegare alla corte come si svolge questa elezione? Per la legge di un capo? Ah, per legge si vota. Come si vota? Si elegge un nome e si porta come candidato a votare. Cioè si riunisce la famiglia? La famiglia, sì. Fanno le votazioni? Esatto. Signor Presidente, quante volte l'ho detto io alla corte? Vogliamo accertarsi dove si trovavano questi membri di questa famiglia di Portanuova nel periodo quando Buscetta dice che ci sono state queste elezioni? A Palermo non c'era nessuno. Chi era in carcere e chi era... Io ero sorvegliato, vabbè, lasciamo stare, ero a Palermo. Ma di tutti quelli che lui ha elencato, non c'è nessuno a Palermo. Chi è a carcere, chi è a confine? Se si possono fare le lezioni per via di telefono, ora spiegano tutto. Ma... E questa è una cosa. Devo spiegarlo. Sì, tu hai detto deve che... aggiustarlo, vediamo come. Non ti arrabbiano sì, calmo, come te. Ma io, guarda, ho la coscienza davanti a Dio a posto. Guarda, senti, lo sai cosa ho io nella coscienza? Sì. La coscienza di essere... deve essere sicuro di non aver fatto quel reato così grave e schifoso della strage. Sentirai. Così sereno nell'animo che tu non hai idea. Sentirai. Sai cosa mi dispiace là? Sai cosa mi dispiace? Ci sono gente condannata all'ergastolo innocente. Certo, poveri. Il mio coimputato. Poveri. Per la strage di Firenze. Ah, ma io questi non li conosco, non sono cose mie, per l'amor di Dio. Perché non lo tu possa poi dire che io posso essere... Ma io non l'ho citato a Cercoli, io non conosco neanche il nome. Chi se sono innocenti? È che mi come deve... vero Dio, ma non come sono innocenti che mi competono. E io posso prendere... Io so che non posso uscire più dal carcere, non per le gasto, perché ho 23 anni che mi hai fatto prendere per l'associazione, altri 13 anni a Roma, perché quel processo doveva essere andare a finire così, perché sennò Firenze non poteva continuare. Ma tu conosci conosci causa-effetto. Che cosa vuol dire causa-effetto? Causa-effetto. Voi ma tu mi sei voluto essere il rappresentante, ma... adesso l'effetto è il carcere. Ma perché deve cambiare cose, cavolo, con peselle? Scusami, tu mi vedi così... così abbattuto, non sai esprimerti. Vero che non sai esprimerti. Ma rispondi allora a tutto quello che ti ho detto. Ma se tu non mi fai rispondere. Allora l'elezione da famiglia. Sì, sì. Siccome non c'è nessuno presente, tu non puoi essere eletto. È giusto? Tu volevi dire questo. Ma quando mai uno che si può fare rappresentante perché fa piacere a certo tipo di persone non si è nominato rappresentante anche da solo? Ma senta, senta. Ricco Bono, come si è fatto il rappresentante? Come si è fatto il rappresentante Ricco Bono? Andiamo avanti, allora. Due persone e lui ed è diventato rappresentante dei partiti e poi la famiglia è diventata di 100. E questa la stavo... Ma insomma, cosa vuoi? Aspetta, ma cosa vuoi? Ma la risposta voglia, che vuoi dopo di questo? Dateci la risposta. La vuoi aggiustare così? Va bene, ti faccio aggiustare tutto quello che vuoi. Te l'ho detto io. Ma io non voglio questa. Ma io te l'avevo detto prima, confermi tutto quello che hai detto. Ma non ora voglio un'eccezione. Un'altra cosa. Andiamo avanti ora. Il mandamento. Com'è, quando avviene questa introduzione mia nel capo mandamento? Intorno al 75-76. Ah, vedi, allora abbiamo spostato le date. Abbiamo spostato di 3 anni abbiamo spostato le date. Ma, hai perché? Sempre detto 73, 74. Ma 73 o 76? Tu vuoi l'atto di nascita? Ma scusa, ma qua si sta parlando di un'organizzazione dove lui tu fa parte. Ma cioè, faccio parte. Lui che conosce, dice. Ma io lui, faccio parte della commissione, dice... che sono in carcere. Oh, Bertamante, allora vuol dire che tutto quello che ha detto adesso non va niente, perché lui dice che ogni uomo d'onore ha conoscenza di tutto quello che avviene, si sanno i particolari, si sa che è il rappresentante, che ora lui, io devo sapere che sono in carcere, come ha saputo che è un rappresentante mentre in America, ora non sa se io ho fatto sì, ma ero venuto a Palermo. Se mi ero incontrato con te. Ne parliamo di questo, non ti preoccupare. Vabbè, allora siamo qua fino a domattina, perché quando finirai di parlare tu, parlo io. Certo. Esatto. Certo. Puoi parlare, non ti interrompo più. Certo.
Ma io non ti interrompo più. Ma io l'ho detto a te. Vai avanti. Confermi quello che hai detto. Hai detto sì. Ora, se poi vuoi ritornare a parlare. No, senta, no, io non è che perché mi offendo, diciamo, perché sei un lazzarone quando le parlo. Lazzarone tu e tu la tua settimana. Scusi, presidente. Lasciate perdere. Lasciate perdere di noi. Ma che parola offensiva? Ma scusi, signor pubblico ministero. Ma che parola offensiva, pubblico ministero? No, non lo può consentire. No. Io ho detto signor pubblico, perché il pubblico ministero lei ti conferma le dichiarazioni. Se una parola offensiva, dice le stesse parole. Se una persona, una parola offensiva, ci sei tu, se è offensiva. Se non è offensiva, invece ci sono io. Se non è offensiva. Tu dimmi, se tu mi dici che tutto quello che hai detto è bugia e vuoi rifare nuovamente l'interrogatorio, allora chi se ne giù le mani? Mi vado a rimettere nuovamente al mio posto, ti fai interrogare di nuovo. E poi ne parleremo di lui. È ridicolo. Ad ogni modo, signor Presidente, Buscetta dice che faccio parte del comandamento 73-74, Mannoia dice nel 76, poi l'ultimo pentito Mutolo nel 78. Io che devo augurarmi che vi è un altro pentito che dice non fa parte del mandamento. Di quello che proviene da Buscetta, non c'entra niente. No, io dico per dire quelle cose. Dimmi una cosa, Calderone è uno di quelli che mi accusa pure a me. Ha detto la verità Calderone nelle sue dichiarazioni, o bugie? Io non sono qua per valutare. No, siccome Calderone dice che non tu... Non dico, non faccio valutazione. Non fa caso, aspetta. Tu hai detto che Calderone è bugiardo perché ha detto che tu eri un sottocapo della famiglia di Portanova. Ero un capo. Non sono qua per valutare, anche perché non conosco le dichiarazioni di... Non li conosce? No. Tu non conosci di Cassone di altri, diciamo, collaboratori? Tu? Lei si deve rivolgere a Buscetta contestandogli tutto quello che proviene da Buscetta. Scusi, se Buscetta ha detto sempre che questo è stato sempre un umile soldato, un umile personaggio, non ha avuto mai voce, capito? La invito ancora una volta a fare delle contestazioni fattuali. Di fatto. Mi dà la parola, Presidente, l'interrogatorio di Buscetta è in atto. Nel confronto, il signor Calò deve parlare di fatti di cui Buscetta è a conoscenza. Che riguardano Buscetta. Un attimo solo. Qui, se noi, per quanto riguarda le affermazioni del signor Calò riguardanti altri collaboratori, queste non deve chiedere, non c'entra, mi aspetti Presidente, non deve chiedere valutazioni a Buscetta. Se sarà disponibile alle contestazioni del pubblico ministero, sarà il pubblico ministero a contestargli le infondatezze che lui ha detto sugli altri collaboratori, così come spetterà eventualmente agli avvocati del signor Calò contestare altre inesattezze. Io non consento, e sono tutte non consento che nel tumultuoso e confuso svolgimento di un confronto il signor Calò possa fare delle affermazioni assolutamente gratuite e infondate e non ci sia la possibilità di correggere. Ma signor pubblico ministero, ma cosa sta mettendo? Scusi, ma che mi sta dicendo? Ma che mi sta dicendo? Io sono accusato di questo. Altri collaboratori. Mi scusi, lui ha risposto a questa domanda, gli hanno fatto la domanda a Buscetta, ecco perché io gli faccio questa stessa domanda. Perché lui ha detto che non è vero, ha detto bugie. Il signore non è vero, ha smentito questa dichiarazione di Calderone. Io sono stato pure condannato per le dichiarazioni di Calderone. Allora, non c'entra Calderone qua. Andiamo al solo. Lei si deve occupare di quello che proviene da Buscetta per fare le sue contestazioni. E basta. Andiamo avanti. Perché quando tu hai fatto lo stesso fatto che è successo per la famiglia di Portanova, che risultò tutta in carcere e oppure al soggiorno obbligato, così come quando tu hai nominato chi faceva parte della commissione in quel periodo. E questo 73. Già l'ha detto, non ci dobbiamo ripetere. Adesso la commissione. Ah, la commissione. Guarda caso, io mi sono andato a documentare, quasi tutti erano a soggiorno obbligato,
nominato allora Saro Riccobon ed era soggiorno obbligato. Hai nominato Stefano Bontari ed era al confino. Hai nominato Badalamente ed era soggiorno obbligato a Milano. E hai nominato un certo, un altro che era in carcere. Io ero a Roma latitante. Io, sapete, questa commissione come si è costituita? Non lo so. Salamone. E da Roma latitante non è mai venuto a Palermo? No, signor Presidente, io lasciamo stare, io che ero latitante posso muovermi come voglio, ma altri che sono carcerati e sono al soggiorno obbligato non credo che si possano muovere. Salamone, che è pure al soggiorno obbligato, tutti questi personaggi li ha inseriti in quel periodo che facevano parte di me, però documentandosi dove si trovano queste persone non esistevano neanche a Palermo. Ecco perché altri, ecco, non devo parlare di altri pentiti, allora di altri suoi collaboratori, allora non ne parlo. Ecco, io ho fatto sempre richiesta alla Corte, ci siamo occupati, ci siamo pronunciati. No, io non ho finito, vediamo quello che tu hai a dire, poi, perché poi vorremmo riparlare. Quando devo parlare? Adesso sei tu che mi devi dare il permesso per parlare. Questo è discorso della commissione, risponda avanti. Posso rispondere? La commissione. E guarda che non ti interrompo. La commissione si è creata completa intorno al 1974. Fino al 1974 ero un triumvirato composto di quel tuo amico Rina, Badalamente e Bontà. Allora, sono venuti in carcere tutte e tre, tutte e due si sono incontrati con me dentro il carcere e hanno all'uscita del carcere rimproverato il signor Rina perché andò a fare dei sequestri di persone. Luciano Liggio tolse a Rina e si mise lui. Da quel momento in poi si cominciò a creare la commissione, quella che poi risultò quella definitiva, cambiando qualche elemento di anno in anno. Era questa la risposta. Un minuto. Se vuole accettare dove si trovavano allora Bontade e Badalamente nel periodo che dice lui. Posso rispondere? Ma non è ridicola questa risposta da parte tua. Intendo dire ridicola. Ma come è ridicola? Scusa. Perché tu mi vuoi insegnare a me, tu vuoi fare capire a questi signori seduti qua che chi è latitante o chi è mandato al confine non si può incontrare con uomini d'onore. E se ne vanno a carcere. Guarda, Buscetta, sarà la Ma corte. Difatti io non è che mi sono incontrato personalmente con Badalamente nel 1970 uscendo da una casa di Milano era arrestati insieme. Non è che mi sono potuto incontrare. Mi scusi, poi sarà la corte a rendersi conto. Signor Presidente, ho detto a Reina nel 1970, uscendo da una casa dove abbiamo fatto una riunione, io, Badalamente, Greco, Gerlando Alberti e Giuseppe Calderone siamo stati fermati dalla polizia, il quale ha preso i documenti a tutti. A Milano. Ora questo qua mi vuole raccontare che gli uomini d'onore, perché latitante o perché a confine non si possono incontrare, cambia argomento. Vogliamo parlare ora di questo fatto di tu quando sei venuto dalla America nel 70? Sì. Tu perché sei venuto in Italia? Chi ti ha cercato in America per venire in Italia? È conclusa la domanda? Sì, io perché poi ti devo... Venivo in Italia per colpe borghese. Tu da semplice soldato appartiene alla famiglia dei Portanova, io come sono capo e non mi tiene informato. Ma di tu non eri capo quando io sono venuto in Italia. Ah, non ero capo? No. Quando io sono venuto in Italia tu non eri capo. Vabbè, nel 70 vuol dire che non ero capo. Per favore, quando è stato? Nel 70, giugno del 70. E allora, questa famiglia dei Portanova quando è stato? Dopo che io me ne sono ritornato in America. Ah, dopo qualche mese? O un mese, due mesi, tre mesi, anzi mi hai fatto consigliere in assenza. Allora ha visto che andiamo è un'altra cosa nuova, vedi? Ora, allora sei consigliere della famiglia di Portanova. E io ti telefonai e ti disse: ma che fa un consigliere? Dall'America faccio consigliere a te. Ma signor Presidente, io questo incontro io mi fermo sinceramente. No, fermati, perché ti verranno gli svenimenti, sicuramente.
No, non si può contare con... No. Se tu, a me mi fa un piacere che tu vai dicendo tutte queste cose. Sì. Perché vuol dire che... Ecco perché dobbiamo rifare nuovamente il tuo interrogatorio. Debbono rifarlo di nuovo il tuo interrogatorio. Sì. Chi? I giudici. No, il signor Presidente. No, il Max processo. Perché ormai... No. È certo, no. Ormai... È ormai passato. Ormai è giudicato dalla Cassazione. Cioè, vai avanti. Ormai ti sei salvato. Perché vai dice, avanti. Accusato di pentite di omicidio, accusato di traffico internazionale, mi pento accusando gli altri, consumando gli altri, e io me ne vado a casa. Infatti ti è riuscito proprio... Sei un truffaldino nato. No, no, truffaldino sei tu che vuoi ingannare la legge e rimane a serpeggiare. Ti conosco, così, ti conosco. Senza mai entrare nel merito. Tu devi fare o l'uomo o il pentito. Una delle due, tu o ti di conosco, qua o di là. Sei stato sempre un truffaldino. Sì. Hai truffato l'Italia e gli Stati Uniti. E gli Stati Uniti. Ci sei riuscito, io mi congratulo, ti vorrei dare la mano. Ma grazie, anche un bacio. Ma grazie, ma per carità, per bacio no. Perché ti ammiro, per carità. Ti merito una medaglia. Ah, medaglia va bene, ma bacio no. Perché già mi bastò come hai baciato i miei figli. A proposito, l'accusa dei suoi figli, e quando lasciamo stare i suoi figli, perché se, di tutto mi puoi accusare, di tutto mi puoi dire che io possa essere un uomo, lasciamo stare indipendentemente se faccio parte o non faccio parte. È io importante. Che effettivamente l'ho conosciuto di vero, i bambini suoi, piccoline, ma la signora, io neanche ci voglio pensare. Ma neanche io voglio pensare, tu questo non me lo devi dire, questa accusa a me non me la devi dire. Un giorno renderai accusami, conto. Accusami conto di tutto, ma non mi accusare di questo. Sì, 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 questa è la ragione. Vai avanti con le contraddizioni mie, per favore. Ma io queste non sono contraddizioni. Io ho risposto, tu hai detto e io ho risposto. Loro hanno registrato. Andiamo avanti. È una cosa seria o una cosa così all'acqua di rosa? La valutazione te la dai da solo, se no, era dico, serio io o poco a te seria. Perché tu parli di questa commissione. No, la valutazione io te la faccio tu. La domanda a te. Questa commissione la che tu hai se è una serio, commissione non è serio, seria, una commissione che, ma ogni volta che ti voglio rispondere tu ti intepponi. Vuol dire che contestazione? Questa è la contestazione. Siccome lui dice che gli è stato confidato che chi era d'accordo, chi non era d'accordo, ora invece uno che fa parte... Ma non ho capito. Io prima di continuare desidero capire che cosa intende dire. Che tu mi stai tu dici parli dell'accusa. Parla del fatto. Mi accusi che essendo facendo parte di questa commissione come se io avesse pure degradato la morte di... Ma non c'è dubbio. Dico perché tu eri facevi parte. Ammettiamo per un momento che esiste questa commissione. Esatto. Se no non vabbè, possiamo parlare. Però, esatto. Tu eri presente no. a questa commissione? No. Basta, io non ho niente da dire. Ma è certo, non ero presente. Non ha mai detto di essere stato presente. Ma allora come fa queste sono valutazioni vostre poi ogni queste volta. Queste sono discorse che svilupperà. Bisogna vedere se questa svilupperà il, ci faccio parte. Svilupperà il suo difensore. Prima vedere come ci faccio parte. Non perché lo dicono altre due, tre, no, sia stato. Manco su dice Cangè. Ma se Cangè mi pure vediamo. No. Vediamo. No. Io tu sai cosa so ha detto Cangè? No, io non lo so. E allora? No, dico, se dico, neanche tu se mi lo dicesse Cangè. Ma tu, se un giorno lo dicesse Cangè, per ipotesi, è un pentito, tu dirai la stessa maniera. È un pentito che si sta pentendo dopo, pentito collaboratore dopo di te. Sei tranquillo, che lo sai com'è diventata questa commissione. Ma questa... Lo sai com'è diventata questa commissione? Quello che ho detto io alla commissione è stato. Dico, purtroppo c'è stato. Un discorso, andiamo ad un altro discorso, però purtroppo. No, ma tu mi devi dare la condizione di rispondere alla prima. Sai com'è definita? Che tutti i collaboratori della giustizia. Io non lo so quando posso rispondere. Io non lo so veramente. Ma guarda, qual è il motivo? Ma senti qua. Qual è il motivo di lui parlare e io non rispondere? Senti, Buscetta, io ti credevo che era ancora. Ma vedo che sei stordito, sei proprio abbattuto. Ma non ti vedi che sei un fisico infatti. Tu sei un fisico. Ma Presidente, lei deve parlare di fatti. Qui non di dissertazioni ancora sull'esistenza o meno. L'ho invitata, Calò, l'ho invitata più di una volta a esprimersi attraverso contestazione di fatti specifici. Non né insulti, né giudizi, né queste, né polemiche. Ma sono mentre... cose che non ci interessano e non le convengono, se mi consente.
Ma io non lo converso, signor Presidente, perché non mi convengono? Quando io credo proprio di sì. Signor Presidente, è un avvertimento. Signor Presidente, lui mentre sta rispondendo a me, deve rispondere a me. Io sto dicendo quello che ho detto un momento fa, lui si è messo a fare, ma io non capisco. Ma scusi, ma vedete fare. Risponde veramente tutto il discorso che stava facendo lei non l'ho capito neanche io. Lui, e lei era signor Presidente, molto poco chiaro. Ma Presidente, lui quindi mi proceda. E allora io sarò più chiaro. Lui mi accusa. E di poi che mi io deve dire quando devo rispondere. Responsabile di questa cosa. Mi deve dimostrare come fa a sapere che io sono responsabile. Sono chiaro su questo riguardo. Hai finito? E anche questo è non è una contestazione. Ma lui mi accusa di questo omicidio. Io non so, dopo tanti anni che hai passato in carcere, dopo tanti avvocati che hai pagati, tante cose che... No, pure lei non, ora, deve essere polemico. Va bene. E allora io non so come non ti sei fatto persuasi che già c'è una sentenza in giudicato dove c'è la commissione. Dove c'è... C'è la commissione. Va bene, rilasci perdere. Uscetta, rilasci perdere questo discorso. Che fa il giudice in questo momento? Va bene. Tu vuoi nascondere qualche cosa come lo struzzo che nasconde la testa e lasci il resto del corpo fuori. La commissione c'è. Tu lo sai molto di meglio di me. E non solo, ma ci sono altre decine di persone che parlano della commissione. Non lo dite solo quelli che ancora... C'è che in mezzo e mezzo. Non giriamo più attorno a questo discorso. Va bene, non giriamo. La commissione c'è, esiste e tu ne fai parte da sempre. Perché lo dici tu? Perché lo dico io, perché io lo so. Non perché lo dico io, perché me lo sono sognato. Ma perché lo so. Ma perché si deve prendere? Perché affermazione categorica? Ma portami un documento. Sì. Portami un attestato. Io non sapevo che si facevano ricevute anche. Questo, ma insomma, vabbè, scusa un attimo. Tu non è che stai collaborando, non è che tu hai collaborato con la giustizia, che mentre stavi passeggiando ti viene un rimorso di coscienza, me ne vado ora da un magistrato, mi vado a togliere questo peso che ho dalla coscienza e vado a raccontare tutto di questa commissione, di questa cosa. Tu purtroppo eri destinato a fare la fine che mi hai fatto fare tu a me, sei accusato di omicidi dai pentiti. Era accusato di strage. Ma hai detto che no? Era accusato di omicidi dai pentiti? Sì. Ma prima di Buscetta quali sarebbero questi pentiti che lo accusavano di omicidi? Nel mandato di cattura il giudice del Balcone gli aveva contestato che c'era un pentito, detenuto pentito, che aveva detto a qualche giudice che lui era il mandante dell'omicidio del comandante delle carceri dei Palermo. E chi era questo? È di un altro. Ma chi? Di Buonincontro? Comandante delle carceri, chi era? Il brigadiere di Buonincontro? L'omicidio di Buonincontro? Che agli atti del nostro processo ed è l'interrogatorio di Maltese Salvatore al dottor Paolo Borsellino il 24 febbraio 84. E che concerneva? Se vuole lo leggo. Dice in particolare, dentro il carcere, il pupo mi disse, dentro il carcere il Buscetta poteva fare tutto quello che credeva e che inoltre godeva di forti appoggi anche all'esterno del carcere, eccetera. Successivamente il pupo si mise in contrasto con il Buscetta, so che successivamente il pupo, tra virgolette, il pupo, tra virgolette, non so chi sia, signor Presidente, poi lo accerterà se del caso, si mise in contrasto col Buscetta e che questi lo fece uccidere. Ciò mi hanno confidato tali Cardella e Calista, che erano insieme nella stessa cella allorché a Lucerdone scoppiò l'ultima rivolta, credo nel 75-76. Mi scusi. So anche ma tutto questo... che Buscetta fece uccidere il brigadiere Buonincontro addetto alla matricola del carcere. Io mi se posso. Posso avere la parola dopo la difesa, Presidente? Io so pure la parola la possono avere tutti, purché uno alla volta. Dopo che... E allora... Innanzitutto continuo per l'ennesima volta a non comprendere il significato di questa tecnica della ripresa di un verbale che è già stato valutato nelle sedi giudiziarie competenti, poiché l'imputato Calò ha chiesto, secondo una retorica molto antica di Cosa Nostra, produci un documento, forse dimenticava, se dobbiamo citare gli atti che ci sono in questo processo, avvocato, che in questo processo è stata depositata anche una intercettazione ambientale in cui si parla
dei mandamenti di Cosa Nostra e della Commissione. Non è che nella documentazione ambientale, perché se no qui si confondono un po', anche perché... Non è questa la materia del controllo. Nella documentazione ambientale c'è il nome di Calò, signor Presidente, signor Futuro Ministero. Non è un confronto tra le persone. Io desidero che queste valutazioni vengano fatte nella sede competente. No, ma ne se ne è parlato, nel macchiapreso se ne è parlato pure di questa intercettazione. No, caro signor Calò, non è la intercettazione ambientale del caffè Giardino di New York. Scusare, c'è il mio nome, pronuncia il mio nome. È un altro, lei deve chiedere, lei può, ha il diritto di chiedere al signor Buscetta che cosa sa della commissione e del suo inserimento della commissione. Ecco. Questo è materia di confronto e il signor Buscetta le risponderà. E lui ha risposto, ha detto che lui dice che io faccio parte. Però non andando a poi, controllare le la dimostrazione o meno di questo, è il tema dell'accusa in questo processo. Io che cosa le ho detto a Buscetta? Tu hai detto che io faccio parte della commissione. Quelli che fanno parte di questa commissione, secondo lui, non esistono a Palermo, ma la maggior parte. E allora io perché come faccio questo, a, come questo faccio l'abbiamo capito. Ma come faccio a smentirlo se no? Scusa, esatto. Io che cosa devo rispondere? Ora un'altra, io volevo ancora continuare. E allora se non lo puoi smentire ha fatto male a chiedere il confronto. No, signor Presidente, non si prende, guarda, lei non deve essere prevenuto con me. Io non sono prevenuto con nessuno. Scusate, io ho fatto solo un discorso, ho detto che lui mi ha inserito e io ho detto che non era, lui mi ha inserito là quando, e ho voluto dire a lui che tu hai detto una bugia, tu hai dato una data e quella data tu non risponde a vero di quello che tu hai detto. Allora lei mi dice, si è sbagliato. Presidente, lei dice non mi conviene a me, e per lui perché non mi conviene a fare questo discorso? Vado avanti. Io volevo dire questo. Volevo sapere... Era un modo per richiamarlo a essere concreto, perché divagare non le conviene di certo. Ma io non divago. E questo ho voluto richiamare la sua attenzione. Quello che dico io sono tutte cose scritte. Perché tutto quello che lei dice sarà valutato dalla Corte. Signor Presidente, è scritto quello che io sto dicendo, è scritto nell'interrogazione. Sarà controllato. Ecco, va bene. Io volevo chiarire, siccome si è parlato tanto tempo fa sui giornali che io sono stato... ho voluto parlare con la commissione strage e ne hanno detto di tutti i colori, nel senso che io ho voluto parlare con un giudice. Non comprendo come questo argomento rientri nel confronto con Buscetta. Un minuto, se ne è perso molto in varie interruzioni, possiamo aspettare un minuto, vediamo che cosa succede. Signor Presidente. Questo discorso della commissione strage, che cosa c'entra con Buscetta? Così, in soldoni, che cosa c'entra? Ma io stavo dicendo che mi venne a interrogare questo giudice ma scusa, lei me lo deve dire subito, immediatamente, che c'entra con Buscetta questo discorso? Perché il discorso è questo, che non sono stato io a voler sentito da questo magistrato, è stato Guido Cercola, il mio coimputato, che ha disgraziatamente ha pure la condanna di ergastolo per il 904 innocente. Come questo qui non sopporta, questa cosa effettivamente è una cosa, per una cosa morale, per una condanna ingiusta, si mise al magistrato per dire: guardi signor magistrato, io ho altre responsabilità, però questa responsabilità del treno, io, Calò, siamo innocente. E allora queste armi trovate a Roma, in quella villa di Roma, non è che erano per nessun attentato. So. Che c'entra con Buscetta? Se non finisco di parlare. Queste ma lei non finisce mai così. Allora io mi sospendo, se il Presidente me ne vado perché non posso. Mi deve scusare. Lei mi deve fare capire che riferimento c'ha tutto quello che sta dicendo lei con Tommaso Buscetta. Perché Giupito Cercola ha detto, dice io queste armi. Dovevano servire per nel periodo che Buscetta collaborava con la giustizia di cercare di uccidere Buscetta. Allora ecco questo è quello. E tu lo sapevi?
questo non sta a me, a te. No, è domanda. Tu che sei pubblico ministero. Ora te lo posso dire. Vabbè. Che sei? E questo, ecco la prova che tutto quello che hai detto è una bugia. E tu perché, che sei pubblico ministero? Sì, le bombe si vanno a mettere a una persona che può creare conseguenze, non a uno che sa dire solo bugie. Se le bombe venivano per me è perché avevate tutti paura che io parlassi. Ma lascia perdere. Ecco perché sono arrivate le bombe. Ma lascia perdere. E tu lo sapevi, di Cergola. Fatela discutere la sezione stragi. Io non ho niente da aggiungere. Ma signor Presidente, ma io voglio sentire, voglio capire una cosa. Perché si deve credere a Buscetta? E a me no. Io voglio sapere perché. Questo lo deve chiedere alla Cassazione, non a lui. Ma lascia perdere la Cassazione, non parliamo. Io guarda, non mi fare parlare della Cassazione, per cortesia, se no devo andare. No. E allora è meglio no, che è non. È meglio che non ne parli. È meglio che non ne parli. È meglio che non ne parli. Perché lei giudizi non ne deve dare. Io giudizio no, però guardi, mi dico una cosa, mi scusi, questo è un discorso. Ti costa a te che io ho trafficato con la droga? Personalmente ti costa a te che ho trafficato con la droga? Ma certo. Sì. Tu mi hai detto di parlare con Inserillo perché avevo mandato della merce in America. Signor Presidente, guarda, io... Allora mi deve fare un po'. Ma sta parlando. Sto parlando. E mi disse, digliela a Inserillo se me la può vendere perché la merce che ho mandato là... di che risulta 220-240, ho parlato con Inserillo e non so come è finita dopo. Lui lavorava con la roba. Signor Presidente, mi deve scusare, ma io, ma forse... No, tu so. Cade dalle nuvole. Ma non avevi detto che non lo conosceva tu, Inserillo? Io? L'80. Io? Come non lo conoscevo? Tu hai detto questo nell'80. No, ma allora tu sei completamente... Sì? Sì. Non è possibile. Ti ripeto di nuovo allora quello che no, hai detto. No, non è possibile. Allora glielo fa dire. Che il suo avvocato glielo dirà alla no, corte. No, io te lo bugiato. Dico perché ce l'ho. Calò, quando mi volle a Roma, mi ha parlato di che Bontate non era più quella di una volta. Inserillo era un bamboccio. E perché aveva fatto uccidere Inserillo a Lucio Costa. Io sono andato a Palermo, lì ho parlato con Bontate. E in occasione ho conosciuto Inserillo. In quell'occasione ho conosciuto Inserillo. E tu, in quell'occasione mi hai parlato dell'altro. Vediamo se è vero, se risulta questo. Cause non effetto. Aggiungere causa effetto. Ora ti dico una cosa. Hai fatto tutte queste non cose. Conoscevi... L'effetto è il carcere. Non conoscevi Inserillo e poi si sa che sempre detto dopo da te. Che eri socio con una pezzeria in America. Questo te lo sei inventato tu. Adesso te lo sei inventato tu. Sì. In questo momento. Non hai risposto tu a qualche interrogatore che tu conoscevi? E io facevo la pizzeria. Non lo so. La pizzeria. No, non lo so, non lo deve dire. Tu deve dire quello che sai. Io so che tu però hai detto... sei bugiardo tu. Che ti conviene? Ma che perché tu sei colpevole. Non alzare la voce e dire bugiardo, perché c'è scritto nell'interrogatore. C'è la risposta. E allora faccelo leggere. Che conosce, inserirlo dalla mail. Faccelo leggere allora. E che significa? Non so se l'interrogatore ce l'ha qui. L'ultimo interrogatore in America, che cosa hai detto di inserirlo tu? Scusa, al Presidente, qui, alla questa corte ha risposto. Li abbiamo tutti, gli atti. Tu, in un interrogatore, hai risposto che conoscevi Inserillo fin dalla mente. Causa, effetto. Hai commesso il delitto, deve pagarlo. Quale delitto? Tutti, quelli che avete fatto insieme ai tuoi soci. Guarda, questo per me, quello che dici tu, così in questa maniera, per me è un... vuoi fare... spettacolo. Ma loro non è lo confronto, che le non cose è confronto, di mafia non sono non registrate. È compre- come detto? Le cose di mafia non sono registrate. Non c'è prova. Non ci sono ricevute. Non ci sono notai. Signor Presidente, io ho finito. Se non ci sono notai, non sono ricevute. Qualcuno dei difensori vuole porre qualche domanda? Sia all'imputato che a Buscetta. Nessuno. Prego, avvocato Calasso. Naturalmente non... A chi si rivolge, avvocato? Ma intanto al signor Calò. Se lui conosce Salvatore Rina? No. Non lo conosce. Nel 1982, dove... nei primi mesi del 1982, se si ricorda dove si trovava, che stava facendo? Guardi, nei primi mesi del 1982. Sì. Il giudice Viglietta lo sa, perché... No, risponda. No, perché sono stato... Che discorso è questo? C'è una domanda. No, siccome l'avvocato Galasso... Risponda alla domanda.
Io sono a Roma, però guardi, non è che dico sono a Roma perché lo dico io, perché c'è stata un'istruttoria. Era a Roma, basta. Anzi, ti prego. Che cosa stava facendo in quel periodo? Ecco, di che cosa si occupava? Io mi occupavo, avevo una proprietà precisamente nel periodo di... Allora devo essere più chiaro. Novembre, dicembre dell'81 mi trovo a Roma in via del Babuino. Abitavo in via del Babuino fino al febbraio, marzo dell'82. E poi dall'81, aprile 81, no, nell'aprile dell'81 io ho acquistato una proprietà in Tuscania, provincia di Viterbo. La domanda era che cosa faceva a Roma? L'agricoltore faceva. Roma, in via del Babuino. Come l'ha comprata questa proprietà? Come l'ho comprata? Sì, con quali soldi? Guardi, con quali soldi io l'ho spiegato 100.000 una volta. Al Maxi Processo a Roma, perciò... Maxi Processo allora, sicuramente sì, no. Signor, guardi, io se lo vado a leggere lì allora questo interrogatorio. Lei intanto risponda. No, risponda. A lei rispondo, ma non a... Risponda. C'è una domanda, lei deve rispondere se vuole. Oppure dice, mi rifiuto di rispondere. Ecco. Roma, io ho spiegato tutto che conoscevo... dal 73 che mi trovo, cioè dal 71 al 72 io sono a Roma, abito a Roma, devo dire tutto, giusto? Se no non ci capiamo. No, la domanda è con quali mezzi ha acquistato questa proprietà? Mi pare che su quel periodo c'è qualche corruzione. Allora in quel periodo, vuole sapere in quel periodo che come ho guadagnato con una società di antiquariato, ecco, immobili antiquari. Ecco la risposta. Senta, ma... questi personaggi della bottega di antico, del traffico di antiquariato... Quale traffico? Aspetta. Mi è piaciuta questa sua domanda, mi è piaciuta, perché così una buona volta la chiariamo questa cosa. Quando a me mi hanno arrestato per questo processo di Roma che hanno sequestrato in un negozio quadri di antiquariato, sono stati... tutti restituiti fino all'ultimo, perché è compreso la casa dove io abitavo, i soldi e i gioielli che mi hanno sequestrato, perché sono stato assolto per non avere commesso il fatto per associazione mafiosa a Roma. Ora io devo fare, posso dire una parola al mio avvocato? Se deve rispondere alla domanda, può interessare alla corte. Ogni qualvolta che viene intervistato l'avvocato Galassio. È interesse per la cosa. No, non le consento di fare polemica con i difensori. No, io questa banda difensori, della... I difensori fanno esclusivamente il loro dovere. Mi scusi, nelle carte processuali non c'è la banda della Magliana, pure io faccio parte della banda della Magliana. Era la domanda che le stavo per fare. Infatti, io non ho avuto mai una comunicazione della banda della Magliana. Come questo cassiere della mafia, ma se i giornalisti la vogliono finire di dire cassiere della mafia. La polemica con i giornalisti te la faccia nella sede opportuna. Non qui. Quindi l'ultima domanda era questa, Presidente, è stata già anticipata. Se ho mai sentito parlare, ho avuto mai rapporti con la banda della Magliana. Appunto, ti sto rispondendo questo. Prego. Io non ho avuto mai una comunicazione giudiziaria della banda della Magliana. Non conosco nessuno della banda della Magliana, ma io glielo dico a lei una buona volta, perché ogni volta si fa intervistare e parla Pippo Calò, banda della Magliana, terrorista. Non le consento di iniziare una polemica con l'avvocato. C'è problema, Presidente. No, ma per il rispetto di tutti. Ma lo sa il danno, questo cassiere della mafia, Presidente, è un danno morale, perché, scusa, quando si dice... Faccia le tue brave querele, che vuole? Cassiere della mafia, allora dice, questo è il cassiere della mafia, perciò, allora, ha tutto il capitale della mafia. Se per questo le hanno detto anche che è ambasciatore della mafia, allora non so. Vuoi. Allora vuoi? Il risultato sono casse della mafia. Ma perché non ci dice che sei amico di quelle della banda della Magliana? Perché non glielo dici? Io sono amico della banda. Ma ci sei compare con Dio Dallevi. Tu sei compare, tu hai battezzato il figlio di Dio Dallevi. Vedi quando parli tu. Ma siamo andati assieme e te in casa di Dio Dallevi. Mi fa piacere che tu parli di Dio Dallevi. Guarda, Dio Dallevi è stato denunciato a un direttore di giornale, appunto perché dicevano che faceva parte della banda della Magliana. Ah,
Poverino. E io sono... Ma che poverino. Dire, la... Ora ma andiamo, Dio Tallevi, io l'ho conosciuto. Ma che poverino. Ma tu non mi hai portato a casa di Dio Tallevi, o no? Me l'ha fatto. Risponda a questo. A casa... Mi hai portato a casa io di Dio Tallevi, casa... o no? Io ti ho portato a casa di Dio Tallevi. Sì. Io a te. Sì. Signor Presidente, quando... Io non lo so, quando... Signor Presidente, mi deve scusare. Quando io lasciai a Buscetta a Roma e ho pranzato in casa di Dio Tallevi, ciò significa con la moglie di Dio Tallevi. Oh, aspetta. Voi vi prego di accertare questo fatto con questo signore. Signor Presidente, permetta un momentino. Senti, ma perché deve dire cose che e andare a insultare persone che non esistono? Io quando lascio a Buscetta a casa mia, per quei giorni che mi dovevo... All'immorale. Rina mi ha chiamato immorale, perché ero con la terza moglie, e invece tu mi hai ricevuto in casa. Vai avanti. Ma sempre, ma non è... Vai avanti. Allora, ritorniamo nuovamente nel discorso. A Roma vuole un'ospitalità, non potevo abbandonarlo in mezzo alla strada, latitante, non me la sentivo. Ho detto, tu devi stare qualche giorno, allora vieni a abitare a casa mia, io vado con mia moglie, quando ritorno ti prego, ti faccio conoscere un mio amico, ti ho detto a chi doveva lasciare le chiavi, che sarebbe Balducci, poi se Balducci gli ha fatto conoscere altre persone non lo so, io ho fatto conoscere a Buscetta soltanto Balducci. No, con Balducci ci siamo andati io, tua moglie, Balducci, sua moglie, quindi... Lascialo perdere questo discorso di Balducci. Io ti sto ripetendo, sono stato a casa di Dio Tallevi. Ma questo non lo so. Se ci sei stato per mezzo di Balducci, ma ci sono stato con non te. Lo voglio sapere. Ma ci sono stato non con mi te. Interessa, non lo voglio sapere. Ma io come... Vabbè. Sta dicendo che c'è stato con lui. Ma non c'è stato. Non esiste. Avvocato Calasso. Non ho altre domande. Pubblico Ministero. Sì. Calò. Lei ha che rapporti aveva con Rotolo Antonino? Rotolo Antonino? Ma io lo conoscevo Rotolo Antonino da Palermo, quando io avevo ho avuto pure la macelleria a Palermo, ho gestito una macelleria. Io tutte queste dichiarazioni... Lei sapeva che Rotolo Antonino era un uomo d'onore? Ma io non... di dove dovevo saperlo? Sapeva che Buscetta era un uomo d'onore? Io? No. Quindi lei ha frequentato e avuto rapporti di amicizia con uomini d'onore ignorandone le sicche. Io veramente tutta questa grande amicizia non ce l'ho con Buscetta. Io l'ho ospitato a casa sua. Pur sapendo che era latitante. Signor Presidente. Pur sapendo che io questo l'ho detto io. Sì, purtroppo sì. Io l'amico mio era il fratello. Lui lo conosco. Ti risulta a te che io avevo un bar in via Sant'Agostino? Il fratello veniva da me, lui, a prendersi il caffè in via Sant'Agostino. Poi prima ancora di questo periodo, prima ancora ero impiegato da Giardini, un magazzino tessuto. Lo sappiamo. E lui lavorava dal fratello come alla fabbrica dei specchi. E ci si incontrava lì con il fratello al bar ogni mattina a fare la collezione, eccola il primo mio rapporto con lui. Poi lui venne a abitare in via Silvio Pellico, ti ricordi questo? E quando io avevo il bar e avevo la pompa pure di benzina, ti ricordi la pompa di benzina? Oh. Io avevo pure qualche volta ci siamo incontrati nell'autobus con lui, perché abitavamo quasi vicino. No, di ma casa. Rinnegare la nostra conoscenza oggi in questa sede è una cosa veramente. Io ti conoscevo, però non è che l'amico mio eri tu. Io ti ho conosciuto per mezzo di tuo fratello. Ah. Oppure non è vero questo? Ah, ho capito. Quando ci spararono a quello che aveva sparato a tuo padre, io non ero amico tuo, Pippo. Ma che cosa stai dicendo? Io posso... Ah, quello che tu ci hai sparato prima. E che significa? E poi è stato ammazzato. E che cosa mi vuoi dire? Che cosa vuoi dire? Era amico tuo o non era amico tuo? Io. Se tu quel periodo ci frequentavamo al bar, ti conoscevo... pure a quel periodo, ma non mi ricordo perché tu lavoravi da giardini e frequentavo il bar, io non credo che devo confronto con te è impossibile, perché tu sei nato bugiardo.
Senti qua, Buscetta, ci sei tu e lo stai dimostrando. Presidente. Perché tu mi hai detto se ti conoscevo. E ti ho detto sì, ti conoscevo prima. Ma senza amicizia. Quale amicizia? Ah, quale amicizia? Conoscenza. Ah, no, ma senza amico mio era tuo fratello. Ah, ho capito. Non sto rinnegando la questa amicizia. Ho capito. Io non lo so. Io non mi sento di continuare con un bugiardo simile, non mi sento. Ma signor Presidente, tu è bugiardo. Signor Presidente, guarda, lei stesso può giudicare questo individuo perché se lui è ogni cosa. Ma perché sono bugiardo? Io voglio sapere perché sono bugiardo. Sto dicendo che tramite mio fratello. Sto dicendo che l'ho conosciuto. E l'ho conosciuto. E che cosa di bugia sta dicendo? Tramite mio fratello. Tramite. Poi continuano negli anni. Sempre tramite. Siamo denunciati assieme per le stesse cose mafiosi nel 1963. Mio fratello non c'entra e noi siamo soci. Dov'è? Come? Dov'è? La detà. Io lavoravo, io ero impiegato. La detà. Signor Presidente, ero impiegato da Giardini. Ma io non sto dicendo anni, fino al 58. Mi scusi, nel 58 ho fatto 2 anni di rappresentante di tessuti. Pure? Sì. Dalla rappresentante di tessuti, Giardini, pompa di benzina. Bar, macelleria e antiquariato. Quante cose ha fatto lei? Ho sempre lavorato, signor Presidente. Ho sempre lavorato. Attività multiforme. Io voglio fare adesso una parabola. Una parabola di Calò, che lui siamo semplicemente conoscenti. Noi ci conosciamo attraverso mio fratello, dice lui. E poi, casualmente, nel 1963 siamo coimputati nel grande processo che si è svolto a Catanzaro. Ma lui, noi siamo solo conoscenti, abbiamo un amico in comune che si chiama Lalicata, che abbiamo parlato, però noi tutti e due non siamo amici. Io esco dal carcere nel 1980, mi vado a rifugiare in una casa a Roma, la casa è quella di Pippo Calò, però io e lui non siamo amici. Ma io cosa sto a fare qua? Devo dire cosa? Cosa in più? Devo dire per dire che quest'uomo non vuole ammettere la realtà. Ma, dimmi una cosa, mettiamo un caso, io sono amico tuo, ti mando un mio parente per un favore, tu che fate il rifiuto? Sì, va bene, ma non favore, ma non favore di mandate di cattura. I favori ma di mandate di cattura? Il mandato di cattura assieme l'abbiamo avuto per Catanzaro. Ma io e te, perché appartenavamo dove? A Porta Nuova, io e te. Va bene. Lei ha mai conosciuto Salvatore Cancelli? No. Lei dichiara di non conoscerlo. Io dichiaro di non conoscerlo, a meno che sono persone che fanno il mio stesso lavoro e mi conoscono da un periodo antico, però. Lei se, non lo se ha mai è una conosciuto. Persona, lo devo vedere in faccia, se no non lo faccio. È la persona che è, la cui fotografia è stata pubblicata su. Non me, a me non mi dice niente la fotografia. Non le dice niente questa immagine. Lei è stato padrino di battesimo di un figlio di Diotallevi? No. Ma questo lei sa che è stato dichiarato anche da altri testimoni? Ma io non lo so. Lei che conosce i suoi processi di Roma? Lo so. Lei... L'hanno sempre detto, però... Che non hanno, lo nulla, sa, che non hanno nulla a che vedere certo. Con i collaboratori certo. Della certo, Sicilia. Certo. Quindi non è vero? No. Lei ha mai investito denaro... tramite il Banco Ambrosiano. Qual è la domanda? Qual è la domanda? Opposizione, signor Presidente. I suoi guadagni, in quali banche li investi? Signor Presidente. Questa è una domanda. I miei guadagni? Sì. I soldi che io, purtroppo in banca non ci potevo mai andare, non ci potevo andare perché in quel periodo ero abitante, e tutto quello che io possedevo era quello che mi hanno sequestrato in casa. Quindi lei che questi guadagni da che cosa li traeva? Ma questi guadagni l'ha già sono... risposto, signor Presidente. Quale ha risposto guadagni? Su domanda specifica della dalla sua attività di antiquario. Sì, signore. Sì. E allora, un minuto. Questa attività di antiquario ci dice esattamente dove la svolgeva, come la svolgeva, no, questo... che cosa trattava e insieme e se aveva dei soldi. Opposizione. I periodi. No. La colloqui. L'attività di antiquario esatto. Intanto attiene... collochiamola nel tempo. Questa quale fa periodo? Parte del processo. Perché siccome attiene alla produzione di redditi asseritamente legittimi, la verifica di quando? Questa circostanza... Quando l'ha fatto l'antiquario a Roma? Ma dal 78, non si dice, 78 in poi 77, questo periodo 78 in poi fino a... Aveva un negozio
ero in società con un antiquariato. Che aveva un negozio. Che aveva un negozio. Dove? Era, signor Presidente, io questo non lo dirò, non l'ho mai detto e non lo voglio dire mai. Neanche chi era il socio lo vuol dire. Neanche chi era il socio vuol dire. No, 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 è perché qui è per, appunto, anzi. Né dove, né chi era il socio della fede. Okay. Non l'ho mai detto, signor Presidente, non è che lo voglio dire qua, non l'ho detto da. Non l'ha detto mai. Per non coinvolgere. Certo. Scusi, coinvolgere in che cosa? Vi vorrei capire. Io le ho chiesto, il presidente ha chiesto, ha ripetuto la domanda. Lei ha detto che questa sua attività di antiquario era un'attività assolutamente legittima, tant'è vero che ha detto che tutto ciò che le è stato sequestrato le è stato restituito. Se si tratta di attività legittima e riconosciuta come tale già in sede giudiziaria, io rinnovo la richiesta di conoscerne i particolari. Guardi, mi scusi se ho proprio il ministero, allora facciamo così. Io su questi guadagno, su questo guadagno, su questa mia attività, io, cioè, loro ce l'hanno allegato, il processo di Roma, ed è tutto scritto là. La risposta no, io... No, signor Calò, non ha nessun senso dire che è tutto scritto là. Il pubblico mi scusate. E allora io... Lei può rifiutarsi di rispondere. Allora, io non è che... Lei si rifiuta di rispondere, allora. Se il pubblico ministero... Ha risposto, signor Presidente. Se il pubblico ministero... Se io sono ammesso a formulare delle domande, vorrei poterle formulare ed avere delle risposte che possono essere sì, no, mi rifiuto di rispondere. Non posso essere interrotto continuamente dalla... No, io non intendo interromperla, però il pubblico ministero ha sentito che... E siccome la circostanza è pertinente, io chiedo di poter formulare delle domande... Non è una risposta, lui deve dire... Scusi, signor Presidente, lui risponde. Così. Lui ha risposto così. Lei, imputato, ha il diritto di dire non voglio rispondere. Però se risponde, deve rispondere in maniera esauriente. Ecco. No, l'ho già detto, che significa? Dica, come ho già dichiarato, io ho questo, ho quell'altro. Se ti ho pure dico oggi, non voglio rispondere, che facciamo inutilmente perché... Ma non abbiamo qui neanche la documentazione per poter dare via. Non ha importanza, quello viene dopo. Signor Presidente, è ovvio che... Una risposta finisce con lei. Procediamo, pubblico ministero. Desideravo sapere quando lei ha iniziato la sua attività di antiquario. 77-78, questo periodo. Aveva un negozio. Un deposito era. Questo signor. Deposito in che strada è? E non lo posso, non l'ho mai voluto dire, signor Presidente. Perché non lo vuole dire? Ma perché? Perché io ero latitante, questo era socio mio, questo qui. Io non l'ho voluto mai dire chi era il nome. Chi era questo antiquariato? Perché? Per non coinvolgerlo nelle mie disavventure. Prego. Comunque lei ci può dire, senza fare il nome del suo socio e senza dirci dove si trovavano, se aveva rapporti con altri antiquari che non conoscevano, se il suo socio, di cui potrà anche non fare il nome, per non comprometterlo per ragioni umanitarie, avesse a sua volta rapporti con altri antiquari, ci potrà spiegare un poco dove acquistava, cosa acquistava, se erano mobili, se erano, in che cosa consisteva esattamente questa attività? Questa domanda non intendo rispondere. Quindi? No, non ho niente da dire. Non ha nulla da dire su questo. E la ragione è soltanto quella di coprire il nome del suo socio. Ma senza altro. Non deve aggiungere altro, Buscetto, no. Va bene, e allora possiamo riaccompagnare Calò al suo posto e Buscetta può essere licenziato. Diamo atto dell'orario di chiusura dell'udienza. I rapporti tra